Anche se in realtà questo qua è un video dove devi stare un po' più concentrato
questi anni dà alla luce molti figli, se non sbaglio 13. Sì, se non sbaglio sono 13 figli che al giorno d'oggi hanno, diciamo dai 0 ai, al giorno d'oggi hanno in realtà dai 0 ai 33-34 anni, all'epoca, quindi che poi in realtà sono 3-4 anni fa, ne avevano appunto da 0 a 29/0-30. Cosa succede allora? Questi figli appunto da tutti vengono visti come persone normalissime, una famiglia normalissima. Da dentro però si scopre che la casa dei maltrattati, sfruttati, picchiati, soprattutto quest'ultimo, per ogni cosa che secondo i genitori non fosse corretta. Vi faccio degli esempi. Ai figli non gli era concesso lavarsi, o almeno si potevano lavare una volta. E solitamente lo facevano il giorno prima di andare a Disneyland, perché ci sono andati molto spesso. Oppure non potevano usare il bagno, i loro bisogni li dovevano fare per casa, non potevano usare il bagno. Quindi proprio cose che tu dici, ma mamma dove siamo? Oppure... questi bambini non mangiavano abbastanza, non ricevevano abbastanza nutrimento. I genitori mangiavano di tutto, diciamo. Ai bambini però no, non era concesso mangiare le cose che mangiavano loro. Per esempio, una cosa che facevano, questa qui mi ha scosso un pochino, era una specie di rituale che si faceva prima di pranzo, ovvero
mangiare una volta a settimana, ma non è sufficiente. La madre in questo caso sparisce completamente. Quindi avvengono un po' di cose. Cerca di capire la situazione chiedendole dove ti trovi, qual è la tua via. E un'altra cosa che mi ha colpito è che Jordan rispose: potrebbe volerci un po' perché non sono mai stata su una strada, non so come farti capire dove vivo. Inizio a dire: allora c'è questo cartello, c'è questo numero, quest'altra cosa. Sbaglio, Jordan viene portata poi alla centrale di polizia il giorno dopo. Se non sbaglio, una troupe della polizia fa irruzione in casa Turpin e trova tutto quello che era stato raccontato, quindi tutte le atrocità che Jordan aveva raccontato. Cosa fa? Turpin aprì la porta, disse su.